Il centrodestra a Bassano scioglie le riserve e finalmente ufficiale il nome del candidato sindaco alle prossime amministrative. Federica Finco, 58 anni, già assessore al sociale nella prima giunta guidata da Giampaolo Bizzotto. Accanto alla lista civica della Finco, Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC e Lega Nord, oltre a un esponente di Fare per fermare il declino. Ho sentito una grandissima tristezza in questi 5 anni nei bassanesi, che sono orgogliosi di essere bassanesi dovunque, tranne che a Bassano purtroppo. La mia attenzione principalmente è all'ascolto dei quartieri, i quartieri che non sono stati ascoltati e che hanno sofferto moltissimo di questo abbandono da parte dell'amministrazione. Mi interessa molto il territorio perché ho visto persa la conferenza dei sindaci. Una decisione lunga e travagliata, quella del centrodestra. In questi mesi tanti nomi di potenziali candidati alla poltrona di primo cittadino che si erano susseguiti. Ci è voluto un bel po' di tempo prima che tutti riuscissero a mettersi d'accordo, coinvolgendo anche chi il candidato l'aveva già scelto e reso ufficiale, la Lega Nord. Le convergenze che sono state trovate sono state anche valutando le problematiche raccolte dai referenti delle altre liste, dai componenti delle altre liste e quindi mettendoci insieme proprio per ricostituire un grande centrodestra a Bassano che sia decisamente alternativo a ciò che si è visto e che si ritrova nelle altre liste.